Buongiorno, it's 9 o'clock in the morning e oggi Luca è in modalità Greg il gregario perché mi sto dirigendo verso Zoldo, Val Zoldana, e accompagno una mia amica Martina che oggi parte da Pieve di Cadore per andare fino a Chamonix o Courmayeur, non mi ricordo, in bici ovviamente. E allora gli faccio un po' di gregariato per una parte della prima tappa, perché il sottoscritto deve anche tornare indietro, quindi insomma ci tengo alla mia integrità fisica e non lo so, penso sarà anche abbastanza un mega giro, nel senso che dislivelloni, distanza abbastanza sopra i 100 e vediamo, dai, adesso dovrei superarla in salita per il passo Cibiana, arrivo giù in Zoldana e mi sistemo un attimo, tiro fuori la bici dal bagagliaio e dovrei esserci, spero di aver preso tutto. Ricarica tattica. E uno è andato, oggi quanti passi? Oggi uno è andato, cioè Duran, Valles, Val di Cembra e mezzo bondone che calcola come uno, quindi 5. Dai. Totale quante fai chilometri? 2,20 e 5. 4, 4 allora. E 5 almeno. Vediamo perché. Perché anch'io non è che c'è un giretto di quelli. Sì, perché dopo tu fai il San Pellegrino o il. No, pensavo, Daia, secondo di come sono messo, o ti accompagno fino sotto il Valles al bivio Corrolle. Poi torno su sul Valles, vado su a Alleghe, Selva, Staulanza e poi c'è tutta la discesa. Contento che mi sono almeno riuscito a scaldare, perché se partivo da qua... Era hardcore, eh? No, ti dico, defibrillatore su in alto. Proprio in mezzo. No, c'avevo già il rapportino, ho messo quello più duro. Ottimo, meteo. Duran. Sì. Sempre stessa roba. Duretto. Il tempo top. Sì, non c'è male, è un po' umido, ma... Bene. Sì, in cima devo mangiare perché... Buongiorno. Mente in vista. Duran. Artisca Mulinello. Questo. Yes. Ah, sei fotografo. Sì, ma sai come, perché non so se hai la mia stessa, sai il fuoco, sì, con questo qua in mezzo lo sposti. Primo passo raggiunto a verticale? Sì. Oggi guidano tutti nell'altra corsia. Emilia pure cola va. Potete già, per ieri fa la Martina Valmassoni della situazione, eh? Facciamo a fare una conferenza a parlare con la giacca nera. Sì. Le gare per a Castiglione sono andati. Ah, ma guarda che lui è il panificio, il panettiere sì, più famoso del Veneto. Della Gordina. Beh, il più bravo di sicuro, poi dopo. Sì, famoso sì, anche, però. Sì, guarda. Ma guarda che bici bella. Così adesso so che mi fermo qua anche in moto. Sì. Ah, vedi che ti ha a girare qua. Vedo, sto passando, sì, io non ci sì, anch'io. Sì, no. Per dire sei anni mia. E dopo adesso. La sua. Buon po', Beh, complimenti, coraggio.
Il vostro una galletta. No, grazie. Fino a mañana. Complimenti. Dato challenge per precisione, 2 giorni. Eh sì. 5. Perché Paolo finché va bene. Allora, abbiamo fatto una pausa fantastica a La Valle a Gordina, in panificio, dove lavorava Martina, e adesso via verso Cencenighe. Valle a Gordina, la valle perfetta per bruciarsi le gambe, questi mini strappetti al 5-6%. Che qui dice boh dai spingo, dopo sei finito. Cencenighe, adesso qua c'è la galleria e strada nuova mai fatto, valle sin bici. E bei muretti, eh? Arrivare a Falcade Alto è la prima tappa, poi incrocio seconda e poi valle terza. Sempre per gradi. Ma non so se tu trai con la mia. Sì. Qual è il tuo mangio pressata? Qua. Non mi fido. Al pelo proprio, madonna che underground. Sì, ma ciao. Oh. Aspetta, io quel quali mi accendo la luce. Il 4 lumen della lucetta sotto il Garmin, almeno fate vedere la strada. Siamo arrivati a Falcade e è ancora lunghetta per il Valles. Oddio. Adesso ne arrivo con l'altra perché l'era buona ma l'era peggiore. Il tosto era troppo grande. Esatto. No, no, ma ripartenza con calma. 120-150 watt. No, sopra. Cioè io ti dico, guarda, non metto neanche mai l'orologio qua perché non mi piace vedere niente. I dati che vanno avanti. No, domani sì, vederla, cioè da domani vedere la strada non mi fa schifo. Vai tornantini. Sì, sì, dice beh, dai, la chiesa è là. Sì, arrivaci però. Sì. Che bello di là. Veramente patagonico. Sì, sì. Le focobong è come storie del Paine. Attaccato il Valles. Parte dura. Facciamo la vitella easy oggi. Sì. Un Valles digestivo proprio. Oh, sarà da 3 km. Continuiamo a dire. Sì, ma mi pare che dal prossimo tornante spiana. Così invece sempre al 10%. Non molla. Prospettiva in macchina. E ci sono sti mega rettilinei al 11% adesso. Effettivamente spiana il Valles gli ultimi 300-400 metri, ma siamo quasi su. Passo Valles. Passo Valles. Porco mondo, ragazzi. Passo Valles. Me lo ricordavo molto più piano. Molto, molto. Comunque, confine Veneto-Trentino. Adesso mi sa che mi faccio. Io sono a 56 km, 2002 di dislivello. Scendo un pezzetto, non so se fino alla Malga o fino al bivio con rolle. E poi torno verso la macchina. Allora, yeah. Grande Marco. Vamos verso Valle del Sarca, Predazzo prima tappa, Trento poi, giusto 90 km ancora.
Sì, 100, un centinaio. Ma sì, dai. Ciao Malte, in bocca al lupo. Ciao Luca, buon ritorno, dai, grazie. Speriamo di arrivare. Ciao ciao. Alla fine mi sono fatto il Valles anche in giù fino al bivio con Rolle, perché così mi sento abbastanza bene oggi. E salutato Martina, adesso mi finisco un po' di fruttina secca e si torna su. È ancora lunghetta, sarò a metà. Bello, bellissimo il Valles comunque, soprattutto da questo versante di qua. Aspetta però che lo faccio in salita, per dire. Ale, dai, con calma. Veramente con calma. No, perché Martina dice sempre vado piano, però poi alla fine... Beh, dai. Siamo andati giusti. Io adesso vado ancora più piano. Proprio me la godo. Ti piace far salita, Luca? Sì, anche. Non lo so, il Valles mi è sempre piaciuto tantissimo, soprattutto da questo versante di qua. Non so perché, ma questo pezzo di strada, ma da sempre quando ci passo, mi sembra tipo di essere in un parco nordamericano, canadese. Boh. Che figata, bellissimo qua. Ci fosse anche una fontana? C'è una fontana? Boh. Adesso da su in cima, giù per la stessa strada di salita fino a Falcade, Cencenighe e poi Alleghe, Selva di Cadore, passo Staulanza, Stoulans e niente, Zoldo, Dont. Più facile a dirsi che a farsi. Pensare di averla fatta tutta in salita sta discesona. Eccomi in uscita da Cencenighe, alla fine da qua 20 km è il Valles, quindi è veramente una roba quasi 20 km. Strada nuova adesso, quindi inizia l'anello di rientro verso Dont in direzione Alleghe e poi Caprile. Poi da Caprile faccio la strada bassa fino a Selva di Cadore e da lì Staulanza e giù per la Zoldana. 90 km, 2650 di dislivello al momento. Il meteo è veramente gradevolissimo. Sono ad Alleghe, mi mangio una barretta Special K piacevolmente ammorbidita dai raggi solari. Tutto super bene finora. Oddio, è caduto un pezzo. 2,836 di dislivello, 97 km e mezzo. Adesso piacevole pedalata nel passo Staulanza, come ho già detto 26.000 volte, di cui mi sfugge la quota e non ho nessuna intenzione di controllarla per mantenere l'integrità mentale. Ma al momento sono abbastanza in una bella zona psicologica, nel senso mi sto divertendo, sono tranquillo, non sono stanco. Bevuto veramente tantissimo oggi e sudato di più. C'è tutto tipo una cartina geografica di sudore sulla schiena. Insomma, ho sudato tanto. Bon, dai, riparto, anche perché è tardino. Ecco, Caprile, e ho girato per la direttissima che va a Selva di Cadore con gallerie. Adesso accendo la fanaleria. Allora, sono ancora arrivato a Selva e ho un piccolo momento di crisi psicologica, nel senso che
troppo tardi, ho paura di essere in ritardo e uffa, vabbè, spero che passi, anche perché ovviamente insieme arriva sempre anche un po' di fatica, insomma. Sono a 105 km, 3050 di dislivello e lo Staulanza è lontano, lo vedo là in fondo. Vabbè, si può fare. In questi momenti qua, secondo me, tipo avere un po' di musica non sarebbe male, ti dà un po' di gaso. Se la pendenza restasse così, guarda, sarebbe l'ideale, su 6-7%. Adesso il 9-10 vado troppo piano, mi demoralizzo. Si vede quella selletta subito a destra del pelmo? Ecco, quello è lo Staulanza. Quindi va da sé che non è troppo lontano, ma non è neanche vicinissimo. Ho trovato una fontana, acqua, sali, lavata la faccia e... non me la ricordavo mica neanche sta strada. Proprio questo rettilineo qua mi preoccupava molto, quello del museo Vittorino Cazzetta. Eccoci, lasciate ogni speranza voi che entrate. Ma no, in realtà lo Staulanza non è neanche duro, però con 3.300 nelle gambe, 110 km, inizia a pesare. Bel nero là davanti, spero di non prendere acqua in salita, poi in discesa mi metto la giacca, non mi frega più niente. Bivio Zoldana, passo Cibiana e inizia a piovere, perfetto, io ho posteggiato lì dietro con le casette la macchina. 133 km, 3.617-19 di dislivello, e io ottimo tempismo. Concludo in macchina come l'inizio del video. Uff, che batosta! E fighissima la Zoldana in discesa appena asfaltata. Peccato che c'avevo la GoPro scarica, mi si è spenta, non avevo voglia di fermarmi, cambiare batteria dato che ero quasi arrivato. E lo Staulanza è veramente bello, ma veramente bello. Il pezzo che mi ha scioccato e ucciso di più è stato da Caprile girando in su per andare a Selva di Cadore, quello che stava riasfaltando eccetera, dove ho mostrato che si vedeva già lo Staulanza, perché è ripido, ci sono le gallerie non illuminate, vento contro, e lì proprio lì ho avuto un momento di crisi psicologica. Però dai, ovviamente la traccia del giro in descrizione e 3-6 erotti di dislivello, quindi una bella legnata. Madonna, adesso veramente desidero la doccia, perché alla fine oggi non faceva tanto caldo, ma una grandissima afa, e adesso piove. Per fortuna non l'ho presa per 2 nanosecondi, perché ho aperto il bagagliaio della macchina e è iniziato a piovere. E comunque dai, ciancio le bande e... bene, dai. In bocca al lupo Martina, che arriverà fino a Chamonix.
Ciao ragazzi.